Hai visto una bella giornata, eh? Pioverà. Sai che odio di più? Proprio non li sopporto. Quelli che cercano le coincidenze a tutti i costi. Di che segno sei? Sagittario. Davvero incredibile. Sai che ho un'amica che è nata l'11 dicembre? Ah, ma che bello. Scusa, dov'è la coincidenza? Non fammi capire, eh? Ma chi se ne frega che c'è un'amica che è nata una settimana prima di me? Cioè, sai che al mondo ci sono 600 milioni di persone dello stesso segno? Cosa ti cambia? No, dimmi che cosa ti cambia. Sagittario. Sarà una bellissima giornata, le stelle vi sorridono e Marte è pazzo di voi. Marte è pazzo anche di Sagittari che oggi verranno licenziati? Ma poi perché la gente è ossessionata dai segni? Tutti sempre in cerca di un motivo per dire: ma che bella coincidenza, siete il mio stesso segno zodiacale, vai dallo stesso dentista, abbiamo lo stesso parrucchiere, che incredibile coincidenza! Senti Camilla, Carlo ci ha invitati a cena mercoledì sera. Perché Hai detto di no, spero. abbiamo impegni? No, ma non mi va, dice sempre che una cena poi diventa una festa. Infatti è una festa. In maschera. Hai detto in maschera? Nel XXI secolo? Io dove feste in maschera a carnevale, figuriamoci ora. Camilla, per favore, il compleanno di Carlo è il mio migliore amico, nonché il mio capo, compie 40 anni e ci dobbiamo andare. Io le mie amiche non le vedo da mesi.